Grandissimi, carissimi, stimatissimi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per un nuovo video interessantissimo oggi, perché andremo a documentare, o meglio sperimentare, l'ultimo tratto, ragionando da sud verso nord, del sentiero S1 del Roero, e cioè il tratto compreso fra Monta e Cisterna d'Asti. Il video sarà ancora più interessante perché ci saranno bellissime riprese, lo scommetto, colorate, con bellissima luce, con il sole che splende, con tutto quanto che sta fiorendo, iniziato da pochissimo la primavera, e il tutto documentato per la prima volta sul campo con la nuovissima Canon Legria HFG26. Buona visione! Bene ragazzi, eccoci arrivati a Monta. Da Monta Paese dovete prendere in direzione San Rocco, fare una piccola salitina. Appena fuori da Monta arrivate in questo parcheggio sterrato. Qua vedete le indicazioni del sentiero dell'S1, parcheggio sterrato che porta in direzione Cisterna d'Asti, che è il punto, la zona, il tratto che andremo a sperimentare oggi. Questo è il parcheggio sterrato, questa è la direzione di Monta, e questo appunto è il cartello, il punto di riferimento dell'S1. Come potete vedere, il sentiero parte subito a fianco alla strada provinciale. Dopo neanche 50 metri, sulla nostra sinistra prosegue la provinciale in direzione San Rocco, mentre invece parte una strada sterrata sulla nostra destra, che è quella che andremo a seguire, che porta in direzione Cisterna d'Asti. Notiamo subito la particolarità di questa strada sterrata, che è sabbiosa. Sostanzialmente camminiamo sulla sabbia. Sembra quasi che sia una di quelle classiche strade sterrate sabbiose che portano al mare. Notiamo sulla nostra destra uno splendido vallone profondo, bello, tutto ricoperto di alberi. Notiamo con gran piacere che almeno per questi primi minuti di marcia abbiamo trovato una cartellonistica chiara, precisa, che non induce in dubbi, in possibilità di errore. Speriamo che il percorso continui a essere indicato sempre bene così. Purtroppo qua nel Roero i vari sentieri S1, S2, S3, S4 non sempre sono indicati in maniera chiara, perché tanti cartelli sono stati girati o peggio ancora buttati giù. Per cui la classica situazione che puntualmente si verifica è quella di arrivare a un bivio e non sapere da che parte girare. Ad un tratto notiamo sulla nostra sinistra l'insegna del sentiero del Castagno, che è un altro sentiero ad anello che probabilmente in parte coincide con l'S1. Notiamo un paesaggio davvero singolare, sabbia, sembra quasi di essere a tratti nel deserto. La cosa chiaramente è dovuta anche al fatto che è da una vita che non piove, per cui chiaramente c'è polvere ed è tutto secco. Procedendo su questo sentiero super sabbioso, ci troviamo di fronte a un grosso castagno, anche un bivio, però vediamo la ripetizione dei cartelli che confermano di proseguire in questa direzione, cioè diritto, quindi non tenere la destra, ma proseguire diritto in direzione Cisterna d'Asti. Da quello che abbiamo visto fino a questo punto, il tratto appunto dell'S1, l'ultimo che arriva fino a Cisterna d'Asti, coincide con il sentiero del Castagno.
come avete potuto notare, i paesaggi sono davvero incantevoli. L'unico problema è questo stradone, che è pieno di polvere. Appena muovi un dito si alza una nuvola di polvere allucinante, e questo è l'unico problema di questo percorso, almeno che abbiamo riscontrato fino adesso. Man mano che si prosegue, il paesaggio diventa sempre più bello. Notiamo adesso sulla nostra destra questa specie di area che sembrano quasi delle aree giardino curate. Quella che abbiamo visto prima c'era un gruppetto di pietre con dei fiorellini in mezzo. Qua adesso abbiamo, qui di nuovo c'è del rosmarino qua. È rosmarino, vero? Guardate qua che meraviglia. Rosmarino fiorito. Guarda il papavero d'aprile. Spettacolo, guardate che meraviglia. E poi abbiamo, fai un saluto al pubblico. Buona domenica. Abbiamo questo bellissimo albero fiorito con questi fiori bianchi, che però purtroppo, ignoranza nera, non sappiamo se è un ciliegio, un albicocco. Perdonate l'ignoranza. Notiamo sulla nostra sinistra questa parete di terriccio tinta marroncino giallo beige, tipico del Roero. Appena sotto di noi un bellissimo vigneto, come potete notare. Un papavero il 31 marzo stupisce, perché di solito li vediamo a maggio. Non riesco a mettere via un momento la videocamera, perché ogni 10 metri di percorso in più si aprono scenari nuovi, belli, affascinanti, suggestivi, come questo che state vedendo adesso, uno dopo l'altro, degli scorci bellissimi, fiori, foglie verdi appena nate, insomma, veramente un paesaggio da favola, tra l'altro reso ancora più bello sia per la stagione, inizio primavera, e sia anche per il tempo splendido di oggi. Arriviamo a questo punto, troviamo di nuovo le indicazioni, cisterna d'asti, sentiero S1 a sinistra. Qua che non capisco che paese sia. Quale? Dopo aver svoltato a sinistra, come potete vedere, il sentiero si stringe. Vediamo se siamo fortunati, forse qui c'è anche un pochettino meno polvere. Non so se riusciremo ad arrivare fino al punto al punto in cui termina l'S1, perché dei passanti che abbiamo incontrato sul percorso ci hanno appena detto che purtroppo è difficile seguire bene le indicazioni, perché purtroppo più avanti non è indicato proprio in maniera chiara come all'inizio, però noi teniamo duro e speriamo in bene. D'altronde io ho puntualizzato all'inizio che questa non è una documentazione di un percorso che conosco bene, che ho fatto tante volte, dove vi posso spiegare di preciso, tappa per tappa, bivio dopo bivio, dove girare e dove non girare. Questa è più una sperimentazione, perché è la prima volta che veniamo qua, di conseguenza andiamo un po' all'avventura e vediamo dove riusciamo ad arrivare in base anche agli orari, e soprattutto se riusciamo a non perdere la direzione corretta. Oggi
Possiamo farne un pezzettino, l'altra metà farla poi domenica e fare poi un collegamento unico. Vabbè, incominciamo adesso a vedere, proseguire su questo sentiero e vedere dove porta. Le indicazioni tanto dovrebbero essere quelle, perché l'S1 diceva di girare a sinistra e fortunatamente qua almeno entriamo in un bosco e ci siamo tolti da sta polvere, almeno, che è già tanta roba, perché qui almeno il fondo, vedete, più una specie di terriccio secco, ok, ma non più quella polvere sabbiosa allucinante di prima. Troviamo a un certo punto sulla nostra destra il cartello che conferma che la direzione è quella corretta, cisterna d'asti che è esattamente la nostra meta. Vediamo anche di nuovo qua il cartello S1, quindi al momento grossi problemi non ci sono. Adesso qui è persino esagerato, ci sono certi tratti in cui non indicano nulla. Qui a distanza di 10 metri abbiamo già il secondo cartello che sto vedendo qua giù, con scritto sopra Sierra Roero, che non so bene cosa significhi, S1 Montà, e poi di nuovo questo strano sentiero del castagno che non ho capito fino a che punto coincide con il percorso nostro. Tratto leggermente tecnico, bisogna fare attenzione. Comunque Sierra Roero, S1 Montà, sentiero del castagno. Oh, che bello, passiamo dentro un tunnel, guarda. Passiamo dentro un tunnel, questa è una zona anche più fresca, tra l'altro è da un bel po' che non facciamo altro che scendere. Sostanzialmente da quando siamo partiti il primo pezzo era tutto sommato pianeggiante e poi a un certo punto è iniziato a scendere, 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 scendere. Oh, prima o poi arriviamo a fondo valle, finirà sta discesa. Oh, qua passiamo in un'altra galleria, guardate che carino qua. Attraversiamo la galleria. Madonna, ma qua sembra di entrare nella giungla veramente, Continuiamo una ripidissima discesa. Il paesaggio qua si fa sempre più selvaggio. Ci hanno detto che c'è un lago. Ecco, incomincio a vedere il lago qua. Allora, cerchiamo di capire dove siamo. Dunque, qui indica Montà, Santuario dei Piloni, Montà Castello, la direzione da cui noi siamo arrivati. Qui ci troviamo adesso questo cartello che dice Sentiero del Castagno 2 ore 05, Bric San Nicolao 0:55, minuti. Qui abbiamo di nuovo il classico cartello della rete sentieristica del Roero, Sentiero del Castagno. Come potete vedere, canna comune, insomma, tutte le... Questa è una zona molto bella, selvaggia, ipernaturale. Ah no, cisterna d'asti di qua, guarda. E qua è cisterna d'asti, guarda, c'è il cartello. Quindi qui bisogna girare a destra in questa direzione. L'unica cosa che mi preoccupa è che ci hanno detto che qui, praticamente siamo una specie di fossa, no? È pieno di cinghiali e caprioli, quindi noi siamo preoccupati non tanto per noi, perché normalmente il cinghiale tende a scappare quando avverte la presenza umana, ma per Camilla, e non vorrei mai che reagisse in modo strano se dovessimo mai imbatterci in un cinghiale. Allora, come potete notare, arriviamo a questo laghetto qui. Camilla ne approfitta per bere e anche darsi una rinfrescata, lei che può. Pare che questo lago si chiami, hai detto, Lago Biotopo? Lago Biotopo è un lago veramente che sembra uno di quei laghetti che si incontrano in mezzo alla foresta dell'Amazzonia. Ragazzi, siamo in un ambiente che più selvaggio non potrebbe essere. Bello sicuramente, anche un po' emozionante. Bene, abbiamo preso in questa direzione proprio soltanto per vedere e cercare di sperimentare qua un po' il tipo di ambiente. Siamo al fondo di un vallone. Più giù di così non si può scendere, vedi che ormai siamo arrivati al fondo.
Allora qua, eccolo qua, canale biotopo, regione Piemonte, assessorato alla montagna, C5, che sarà di nuovo magari un altro tipo di divieto di pesca, divieto di qua, biotopo canale. Pare che sia il nome di questo strano lago che io andrei oasi subito... Oasi naturale di San Nicolao, perfetto. Allora andiamo subito a vedere, c'è una specie di passerella. Ecco qua il lago visto dalla sponda opposta rispetto a dove eravamo prima. Chiaramente è uno stagno piccolino, non è niente di che. Però... Camilla, vieni un po' qua, non andare lì, non è la direzione giusta quella. Sarebbe interessante prendere questo ponticello e andare a vedere di là cosa c'è, però non possiamo far tutto oggi, è la prima volta che veniamo, sperimenteremo un po' alla volta. Proseguiamo in direzione Cisterna d'Asti, cartelli che abbiamo visto prima, che danno, almeno io ho capito così e dovrebbe essere di qua, no? Perché qui non c'è più un richiamo, vedi? Però da là sopra diceva sì, no, deve essere di qua. Qua forse c'è un altro cartello. Sì, area Vid Nes San Nicolao Rocche, vedete? Al termine dell'ennesimo discesone troviamo dei cartelli sulla nostra sinistra che indicano Cisterna d'Asti Val Carpigna, in più un altro cartello S1 che conferma che bisogna svoltare a sinistra. Abbandoniamo lo sterrato, prendiamo questa stradina asfaltata che sale leggermente. Bene ragazzi, sono le ore 16:40, sono esattamente 2 ore che siamo in marcia, tenendo conto che abbiamo ancora di nuovo 2 ore di ritorno, più tutto il salitone ripido e impegnativo, che sarebbe la discesa che abbiamo fatto l'andata. Allora quasi quasi abbiamo deciso di fare dietro front, quindi interrompiamo la marcia verso Cisterna, tanto comunque l'S1 si ferma non proprio a Cisterna ma un po' vicino. Esploreremo questa zona e il punto di arrivo in un'altra occasione. Adesso, per motivi anche un po' di orari, abbiamo pensato di fare dietro front. Bene ragazzi, ci stiamo di nuovo accingendo a entrare nella valle, nella fossa dei cinghiali, come qualcuno l'ha battezzata. Mi è spiaciuto che non siamo riusciti a guardare e esplorare la zona fino al punto di arrivo dell'S1 vicino a Cisterna d'Asti. Il problema è che purtroppo quando si fa zona nuova, quando si fa sperimentazione, non sempre si riesce a fare quanto si è programmato, anche perché purtroppo siamo arrivati in un punto dove non sapevamo quanto tempo, cioè fisicamente dove eravamo e quanto tempo mancava per il punto di arrivo, se è 10 minuti, se è mezz'ora, se è un'ora, se è un'ora e mezza. E allora abbiamo detto bene, abbiamo già sperimentato questa valle super selvaggia ed è già questa una cosa che da sola meriterebbe già l'escursione, meriterebbe già la trasferta fino qua. Posto veramente straordinario, molto selvaggio, tra l'altro molto singolare, caratteristico. Ed eccoci di nuovo nei pressi di questo lago stagno biotopo. Molto bello, suggestivo. Questa è una zona veramente strana, nel senso singolare, selvaggia.
Sono venuto con un po' di timore per il discorso dei cinghiali, perché ci dicevano appunto fate attenzione, c'è Camilla che, siccome è pieno di cinghiali e capriole, adesso noi non abbiamo visto uno, per fortuna. In compenso, scendendo, prima non ve l'ho detto, ve lo dico adesso, abbiamo visto un cucciolo di biacco che stava strisciando in un canale di terra super schifoso. Avrei voluto ammazzare volentieri, ma purtroppo non sapevo come, e oltretutto non era proprio molto vicino, molto comodo da raggiungere. Bene, allora adesso qua parte una ripidissima salita, notiamo ancora delle splendide primule qua a fianco del sentiero. Fortunatamente qua si riesce a resistere. Camilla, levati per favore, non c'è tutta la polvere che c'è sopra. Purtroppo il tratto sopra bello, paesaggi mozzafiato, spettacolari, unici, fantastici, ma una polvere così, che una roba che io mai visto, per cui quello è un aspetto purtroppo non gradevole di queste zone. Bene ragazzi, abbiamo proseguito, abbiamo fatto tutto il ritorno, durante il ritorno non ho più fatto riprese perché tanto non c'era nulla di diverso di quanto non abbiamo già visto nel percorso di andata. Abbiamo fatto questa prima sperimentazione, mi è spiaciuto che non siamo arrivati fino a destinazione, cioè fino al punto di arrivo o partenza dell'S1. In ogni caso spero che il video vi sia piaciuto, spero anche che abbiate avuto modo di apprezzare la qualità di immagine della nuova Allegri HF G26, oltretutto i bellissimi paesaggi, i colori che abbiamo ripreso. Ragazzi, vi saluto al prossimo video, mi raccomando mettete un bel pollicione verso l'alto se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'aveste ancora fatto. Al prossimo video, ciao ragazzi!